Allora, buonasera a tutti. Mi hanno messo qui in postazione pulpito quasi, mi sento un po' imbarazzata. Questa sera leggo, non improvviso, così almeno dico tutte le cose che mi sono scritta, perché sono cose importanti che vorrei mi servissero, ecco, servissero a pensare al perché e il per come abbiamo fatto questo concerto. Intanto è la continuazione dei concerti che regaliamo, diciamo, alla città di Rivarolo e agli amici del territorio, perché questa sera non ci sono solo dei rivarolesi, ci sono anche persone straniere che sono arrivate per l'occasione, e quindi è un, così, veramente un regalo che facciamo a voi pubblico, ma facciamo anche a noi coro, perché questi 50 anni sono veramente tanti. Oggi mettevo giù queste idee, ho pensato che in un matrimonio i 50 anni è un matrimonio, sono le nozze d'oro. Quindi noi come coro festeggiamo le nostre nozze d'oro con la musica, e mi sembra un grande, grande traguardo. E voltandoci indietro, devo dire che possiamo rimanere impressionati, perché abbiamo vissuto in questi 50 anni dei momenti di alti e bassi, di entusiasmi, di stanchezza, soddisfazioni e delusioni, proprio com'è la vita di ognuno di noi. E in questo tempo sono accaduti tantissimi fatti. Abbiamo fatto centinaia di concerti, abbiamo partecipato a concorsi e ricevuto dei riconoscimenti, abbiamo fatto delle trasferte in Italia e all'estero, abbiamo conosciuto paesi nuovi, persone nuove, usanze nuove, tante persone incontrate e conosciute, tanti cori con cui abbiamo cantato, tante orchestre che ci hanno accompagnate nelle esecuzioni, tanti musicisti che con il tempo sono diventati anche amici. Con questo concerto vogliamo proprio ricordare questi momenti e soprattutto sottolineare come dalla passione per la musica possono nascere solo cose belle, prima di tutto l'amicizia. Ecco perché con questo Et in terra pax abbiamo voluto al nostro fianco il coro Ender di Trofarello, al quale ci lega una collaborazione, un'amicizia più che decennale. Mentre ad accompagnarci sarà l'orchestra Felice dei Giardini, tra le cui fila siedono molti dei musicisti che negli anni hanno accompagnato le nostre più importanti esecuzioni. E poi, come non possiamo citare la partecipazione questa sera della mezzosoprano Sabrina Pecchedino, anche lei grande amica oltre che grande professionista, sempre pronta a collaborare con noi. Questa serata, pensata per essere un regalo che il nostro coro offre alla città di Rivarolo e al territorio in occasione dei suoi 50 anni di attività, si celebrerà la grande musica di due fra i più celebri compositori della storia. Ma soprattutto verranno sottolineati i sentimenti di stima, collaborazione ed amicizia che legano le persone presenti su questo palcoscenico in un momento storico in cui pare che l'umanità abbia scordato il significato di queste parole. Per chiudere, mi piacerebbe condividere con noi il pensiero di un musicista, Andrea Ceccomori, riguardo il grande tema del XXI secolo, la pace. Ceccomori sostiene che la musica sia essenziale ad un processo di sviluppo di una cultura della pace, perché è un linguaggio universale, comprensibile a tutti, e poi perché favorisce il dialogo e il confronto tra musicisti, stili e approcci che accolgono l'altro e la diversità. La musica favorisce nobili sentimenti che ispirano bellezza, allegrezza, apertura d'animo, ed è un potente propellente alla pace, perché dispone l'animo dei confronti del mondo. E con questi sentimenti ci apprestiamo a iniziare il concerto di questa sera Et in terra pax.
concerto per violino, oboe ed archi di Johann Sebastian Bach. Questo concerto ci ricorda quanto per Bach fosse importante la sua famiglia e di come la musica fosse il sublime pretesto per stare insieme. Nel 1729 Bach, che era stato nominato direttore del Collegium Musicum di Lipsia, e una delle sue attività era di organizzare dei concerti settimanali. Il compositore doveva scrivere concerti per quelle serate nelle quali si esibivano spesso i due figli maggiori, molto abili alla tastiera. I concerti per clavicembali 1, 2, 3, addirittura 4 clavicembali, annoverano svariati adattamenti di composizioni precedenti, nate per organici diversi. Fra questi si inserisce il concerto per oboe e violino di questa sera, adattato probabilmente in seguito nella versione più conosciuta per due clavicembali d'orchestra. Adattando per clavicembalo, Bach affidava in genere la mano destra alla parte originale, sostanzialmente intatta del solista, aggiungendovi una parte nuova per la sinistra. Rovesciando il procedimento, si è ricostruito il concerto per oboe e violino, andato perduto, come una nuova veste grafica per una magnifica composizione, sontuosamente polifonica e ricca di effetti. La sorpresa maggiore arriva nel successivo andante centrale, con il continuo dialogo e scambio fra i due solisti, sostenuti con estrema discrezione dagli archi. Nel brano che ascolterete, il contrasto timbrico fra i due strumenti solistici rende affascinante la composizione, una perfetta mescolanza di colori che si sovrappongono poeticamente con passione e leggerezza, come solo l'oboe e il violino riescono a fare. Strutturato in tre movimenti, allegro, adagio e allegro, il concerto per violino e oboe aderisce a quel modello vivaldiano con cui Bach aveva familiarizzato. Dal compositore veneziano aveva preso tutti gli elementi caratteristici del concerto barocco. E quindi l'orchestra Felice dei Giardini, diretta dal maestro Maria Grazia Laino. Fabrizio Pavone e all'oboe Elena Miglietta.
Mm-hmm.
Quattro messe brevi
233-236 sono state scritte da Bach a Lipsia intorno al 1738. Ad oggi non si conosce se e in quali occasioni sono state effettivamente eseguite. Due, la 234 e la 236, sono conservate in manoscritto autografo. Le altre invece ci sono pervenute in copie realizzate più tardi, tra il 1744 e il 1748, dal genero di Bach. Queste messe comprendono soltanto il Kyrie Eleison e il Gloria in Excelsis Deo, la combinazione più spesso usata nella liturgia protestante, e per questo sono conosciute anche come messe luterane. Dalla messa 236 in Sol maggiore ascolterete il duetto Domine Deus. L'orchestra Felice dei Giardini, il soprano Francesca Lanza, il mezzo soprano Sabrina Pecchinino, diretti dal maestro Maria Grazia Laino.
Maggiore RV589 per soli, coro e orchestra fu una delle prime composizioni vocali di musica sacra composte da Vivaldi tra il 1713 e il 1714. In questo periodo Antonio Vivaldi prestava la sua opera all'Ospedale della Pietà di Venezia, un orfanotrofio femminile, sostituendo l'ex direttore di coro, ed aveva il compito, insieme al maestro di canto, di comporre nuove musiche per il coro. Questo Gloria è una composizione che va considerata come un capolavoro della musica sacra e di una bellezza che va oltre ogni immaginazione, esuberante e pieno di carattere, e fra gli esempi più celebri di spiritualità barocca. Dimenticato per anni, fu riscoperto nel 1920 da Alfredo Casella, compositore e pianista appassionato della musica vivaldiana, che lo ripropose al pubblico nel 1939 a Siena durante la Settimana di Vivaldi. Il Gloria RV589 è senz'altro una delle pagine più avvincenti e conosciute del musicista veneziano. L'organico prevede un coro a quattro parti, due solisti, oboe, tromba, archi e basso continuo. Il testo è organizzato in 12 sezioni che si alternano in una varietà di forme, tempi, ritmi, tonalità e di organico, brani solistici nello stile dell'aria, strumenti concertanti, cori omofonici, contrappunti, ritornelli nello stile del concerto, in un'alternanza quasi melodrammatica di episodi sfolgoranti. Il militaresco Gloria in Excelsis Deo, iniziale, poi ripreso nel Quoniam tu solus santus, e suggestivi intermezzi meditativi, il Rex Celesti e il toccante Domine Deus Agnus Dei. Si celebra l'apoteosi dello stile compositivo di Antonio Vivaldi, originale e vitalissimo, straripante di continue sorprese. Tutte le parti solistiche sono affidate a voci femminili, proprio perché il destinatario della composizione era principalmente il coro dell'orfanotrofio, un'istituzione esclusivamente femminile. Pare che le ragazze dell'istituto suonassero anche tutti gli strumenti dell'orchestra, cosicché l'unico uomo fosse il maestro veneziano. Vi chiedo quindi di accogliere con un applauso le nostre soliste, il soprano Francesca Lanza, il mezzo soprano Sabrina Pecchinino e con un grande, grande applauso il direttore Maria Grazia Lino.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
succede, no? Comunque, la persona che è stata presentata un attimo fa è il maestro Gabriele Manassi, che è il direttore del coro Handel di Trofarello, gli amici di Trofarello che hanno cantato con noi. Non so, ci chiederà, prima di un eventuale bis, darei il microfono un attimo a Costanza. Ma sì, non ti chiediamo di cantare, di sicuro, però di farci un saluto, sicuramente. Non abbiamo autorità religiose da poter, però io ringrazio lo stesso il parroco che ci ha concesso la chiesa, perché questo concerto in realtà è nato anche per essere la preparazione a quella che è la festa di San Michele di domani, quindi era anche, non è soltanto il nostro festeggiamento, ma è anche così un attimo di preghiera, perché poi un gloria in effetti è una preghiera per il patrono di San Michele che sarà festeggiato domani. Bene. È un po' crudele dirmi adesso di parlare, insomma. Hai avuto tutto il concerto per prepararmi. Bene, sarò davvero molto breve, poi faccio anche chiedere il bis, visto che insomma a nome penso di tutti. Davvero, complimenti a tutti voi, è stata davvero una bella serata. E io vi ringrazio i due cori, ovviamente in particolare il coro Città di Rivarolo. E come ho detto già la scorsa volta, noi ci stiamo un po' abituando al fatto che insomma per questi festeggiamenti dei 50 anni loro festeggiano ma ci fanno i regali, e quindi insomma ci stiamo abituando troppo bene, quindi vorrò dire che nei prossimi anni dovrete continuare così, insomma. quindi questo, davvero, davvero grazie anche per il messaggio che poi sta dietro, no, questo concerto, e nel titolo Et in Terra Pax, che penso che, come è stato detto all'inizio, sia davvero un messaggio importante nel mondo d'oggi, e anche penso che sia importante calarlo nella nostra realtà, in una realtà come la vostra, di amicizia, di collaborazione con l'orchestra, con un altro coro, con tutti i solisti, ecco. Penso che sia davvero un bel messaggio da portare a casa questa sera per tutti noi e per la città di Rivarolo, a maggior ragione alla vigilia della nostra festa patronale, una delle due feste, tre feste patronali in realtà che noi abbiamo, diciamo quella che chiude un po' il nostro trio di feste patronali, quella di San Michele appunto che festeggeremo qui domani in questa chiesa. E davvero appunto un bel messaggio da portare a casa alle nostre famiglie, alle vostre famiglie e nei cuori di tutti noi. Quindi davvero grazie di questa serata e bis. Scusate l'interruzione, spero che mi sentiate. Questo è un piccolo omaggio da parte degli amici di Trofarello agli amici di Rivarolo, sperando di vedersi qua fra 50 anni. Si tratta di un libro, perché leggere fa sempre bene, e c'è anche qualcosa da mangiare, perché oltre allo spirito bisogna nutrire anche il corpo. Grazie. Grazie. Grazie per la scelta. Invitati per questa serata. Noi ho perso il conto, ma collaboriamo da penso almeno 15 anni, se non di più. Ed è una conoscenza che è nata al Catasto di Torino, mi risulta, perché la nostra corista e un corista di Rivarolo, che sono entrambi geometri, architetti, così questo genere, si sono trovati al Catasto e parlano, facendo due parole, tu canti in un coro, io anche. Ed è iniziata questa cosa, perché non facciamo qualcosa insieme. E questa cosa è iniziata, e nonostante non siamo proprio, non siamo lontani, ma non siamo neanche vicinissimi, però ci siamo sempre trovati bene, ho sempre apprezzato anche la serietà, la puntualità, cioè puntigliosità più che puntualità di questo coro, e siamo qua. E quindi volevo lasciare anche un piccolo, visto che abbiamo parlato di libri, abbiamo parlato di Trofarello, per i coristi, però io volevo fare anche un piccolo omaggio musicale, quindi un brano che ho scritto recentemente, un piccolo brano. Ci tocca studiarlo. Ma se vi piace, no?
se vi piace, voi lo fate insieme. Va bene. Okay. Grazie. Thank you.